Il signor Marco Scudellari, una vita passata in mare, quanti anni passati in mare? 82. E in tutti questi anni passati in mare, c'è qualche episodio che l'ha lasciato, qualche episodio che può raccontarci, che Ah, sì, particolarmente. tante parte da raccontare, che ci vorrebbe cosa ci vorrebbe per raccontare fatti che so io. Ti raccontassi quando mi vanno ad arrestare pure Anzio, che sono venuto ammanettato da Anzio, E veramente. perché? Perché abbiamo fatto un conto, abbiamo fatto il conto di paranza, no? I soldi erano poco, quando abbiamo fatto il conto dopo 40 giorni, e siamo stati in capitaneria, hai capito, no? In capitaneria abbiamo fatto l'accordo giusto, allora, e fa lui, chi rimane a bordo? Io avevo due parti, io rimango a bordo io, non facevo il capitano allora, facevo il capopesca io, due parti io. Guadagniamo 120.000 lire al mese, erano 2 mesi, erano 240.000 lire, erano, capito, no? Allora che successe? Lui dice così, chi rimane a bordo? Io domani lo pago, eventualmente. Tutte quelle che rimangono le paga adesso. Ho fatto che se io rimango, un certo suo zio, si chiamava lui, come si chiamava? Aspetta un attimo. Tuo zio come si chiamava? No, Stefano, no. Si chiamava, aspetta un attimo, aspetta, si chiamava. Vabbè, una persona di cui non ci ricordiamo il nome. No. Simone a Buonarma, no? No. E rimaneva a bordo due persone. Rimaneva a bordo. Domani, quelli che abbiamo rimasto domani doveva venire a pagarci lui. All'indomani si presenta, non me ne nessuno, aggiornò bellissimamente, non si presenta nulla. E come mai l'avvocato a me? Siamo, aspettiamo domani, cosa sta bene l'avvocato? Domani non si fa niente, finito l'avvocato. Questo c'è, dice, se va a spesa, va a pigliare carne, va a pigliare pane, va a pigliare pasta, la mangiamo magari. Vado al macellaro, la bottiglia chiusa. Va a pigliare pasta, pasta niente. Chiusa in che senso? Chiusa che non ci vuole sedare carne, capito? Va andando tutto sigillato. E che è successo? Boh, viene a bordo, dice niente, dice, un bottone, niente. Ne parto io e vado in capitaneria. In capitaneria c'era un comandante che aveva quattro vedette qua. Buongiorno, comandante. A mangiare niente, io ho fatto. Hai tutto chiuso, tutto sigillato c'è. Purtroppo, caro ragazzo, caro giovanotto, dice, è stato, dice, venne un sequestro lampo. La barca è stata sequestrata, lampo, capito? Allora che succede? Piglia, comandante, piglia un soldato della Marina. L'accompagna, le porta, ci va Simone a pigliare la spesa, la carne, il pane, la pasta. E allora passa un giorno, passa due, passa tre, passa quattro, passa cinque. In più sale, parto e viene a Lampedusa. Mia moglie era a Buonarma. E diceva, perché Perché lei dove si trovava questa barca? come? La barca dove si trovava? Io guardi. Allora che succede? Che succede che in persona viene a Lampedusa, no? Ma fa pensare a queste cose, cose uno nella vita. Però sigaretto non avevamo per fumare. Dopo 40 giorni, vediamo, ci facciamo, prendiamo una rizza e ne veniamo. Una rizza nuova di pacca. Prendiamo una rizza bella. Parlo con uno, io, un pescatore, che dice, perché no? Di notte, di tempo, esce a Tamarrissa, c'è a Tamarrissa. Per quanto l'ha venduta la rete? La rete, non mi ricordo se fu 70, 80 lire, o no, e se fu, sì, se fu 70, 70, 70, non mi ricordo se fu, se,
100.000 lire, una cosa che... Un 50 euro di adesso, diciamo. La lira è la lira. E allora, una bella mattina, dopo che le sigarette fumammo, tutto c'era, tutto a posto, no. Cucinamo c'era, sono la vita. La mattina basta, ascolta mia, sono la mattina mia, mi alzo... E per Sergio su la poppa, io le pare che passavano, che passavano. Venne la motocicletta, arrivò un carbone, la motocicletta. Buongiorno, buongiorno, cosa desidera? Tito Gualdi? Non lo vede che Tito Gualdi è il nome, il cognome, qua c'è tutto scritto qua. C'è un certo scudo, Lara Borda, personalmente io. Venga a terra. A Rizza pensavo io. Pensa a Rizza io, eh? Scendo in terra. Cosa desidera? Sono un poliziotto. Se faccia riconoscere, piglia a destra, io, piglia a destra. Era un poliziotto. E allora, sai, senti qua. Signor Scudellari, deve venire con me. Lo vuole commissario. Commissario, pensai a Rizza, io sa. Pensa a Rizza io. Aspetta un attimo, guarda, bordo, c'è un amico mio che dorme. Che c'è di voi? Sto mancando un pochettino, no? A Rizza. Vai, siamo. Oh, cosa vuoi? Mi hanno chiamato la polizia, commissario. Non attento se faccio cos'è, per caso mi ha fatto la Rizza. Io non ego, attenzione, occhio vivo, ci disse, perché sta attento qua. Poi mi ero, sì, sì. Ti raccomando, senza parlarci, sì. Che io nego tutto. Mettete dentro di me. Questa motocicletta arriva. Arrivavamo con commissario, arrivavamo con commissario. Buongiorno, si accomodi. E un setto. E piglio un telegramma tanto. Signor Scudellari, lei ha bisogno di andare subito a Lampedusa, che c'è sua moglie grave, ammalata. Mia moglie è ammalata. Ma siccome io ho visto che era un po' camuffato però il discorso, perché in Pedosane ci viene a raccontare barzelletta a Lampedusa, no? Capisci il discorso quello vuoi? Che io avevo una femmina, avevo una donna qua. Disse, come sta? Ci disse, lei c'ha ragione che deve andare a Lampedusa, ma lei non lo sa in quale condizione mi trovo io. Cosa c'è? Parla pure. Sono 40 giorni che siamo qua fermi con la barca. E 40 giorni di lavoro, sono 80 giorni che manco di casa io. E soldi a casa, niente. Come, non l'avete fatto il conto? No, il conto l'abbiamo fatto. E i soldi dove sono? Ha pagato a tutti e a me non mi ha pagato. Ci fa commissario, ci fa... Per preparare la macchina fuori. Andiamo in macchina, andiamo in capitaleria. Comandante porto e commissario, che è una cosa che nascere. Accettare, come mai questa gente che non ha pagato quest'uomo qua? Dico.